Persecuzione in nome della religione, costante violazione del diritto di esprimere il proprio credo, riduzione della fede alla sfera privata. Sono solo alcune delle restrizioni che dominano il mondo di oggi e che il 12° rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre, presentato nei giorni scorsi, mette drammaticamente in luce. La Fondazione di Diritto Pontificio ricorda che da ottobre 2012 a giugno 2014 il 28% dei 196 paesi presi in esame registra condizioni di peggioramento. Solo in 6 si riscontrano passi avanti, ma in 4 di queste nazioni ci sono ancora persecuzioni di grado elevato o medio. Tra i 20 paesi dove si avverte la mancanza di libertà religiosa, 14 presentano persecuzioni legate all'estremismo islamico, in 6 pesa la presenza di regimi autoritari. Sommando dunque i vari indicatori del rapporto che riguarda tutte le minoranze religiose, cristiane, musulmane, ebraiche, indù e sikh, risulta che la libertà religiosa è compromessa in quasi il 60% dei paesi nel mondo. Peter Sefton Williams, presidente del comitato di redazione del rapporto ACS. And the most terrible and tragic situation, to me at least, is in the city of Mosul. A mio avviso la situazione più terribile e tragica è quella della città di Mosul, nell'Iraq settentrionale, dove i cristiani sono stati presenti per 1600 anni. Vi erano 35.000 cristiani in quella città. Alcuni mesi fa, quando è arrivato lo Stato islamico, è stato imposto loro un ultimatum: o vi convertite all'Islam, o ve ne andate, o vi uccidiamo. E ovviamente se ne sono andati e ora, per la prima volta in oltre 1500 anni, non si celebrano più liturgie religiose cristiane in quella città. Per me si tratta di una tragedia monumentale. Christian liturgies in that city. To me that's an absolute tragedy. Drammatica la testimonianza di Pascal Warda, cattolica irachena, già ministro per le politiche migratorie nel 2004. And it's not only exodus, it's genocide. Non si verifica soltanto un esodo, ma un vero e proprio genocidio. Viviamo in una condizione di genocidio permanente dal 1915 perché la nostra voce è rimasta inascoltata. Ma se si legge la nostra storia e la stiamo scrivendo, ogni 5, ogni 2, ogni 10 anni ci ritroviamo vittime di un genocidio a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Inoltre l'esodo dei cristiani è anche il risultato della pessima legislazione che abbiamo avuto in Iraq, un paese in cui c'è stata sempre diversità, ma in cui, tra alti e bassi, questa diversità è sempre stata presa di mira. Where we lived with bad and good times, but the diversity was always targeted. Iraq, Siria, Afghanistan, Corea del Nord, Cina, la violazione della libertà religiosa va di pari passo con la violazione dei diritti umani. Ma anche in Europa, considerata da sempre la culla dei diritti umani, la situazione non è rosea. Cresce la discriminazione riguardante le persone che professano la religione, in aumento l'ateismo aggressivo. Si tende poi a confinare la fede nella sfera privata. Non mancano però notizie positive in alcuni paesi del mondo. I think the good news stories. Ritengo che la notizia positiva sia che, sebbene si senta molto parlare di Boko Haram in Nigeria settentrionale e ci siano notizie da Etiopia ed Eritrea, le condizioni della libertà religiosa in Africa sono generalmente positive. La maggior parte degli africani rispetta le credenze religiose degli altri e persino le celebra. Questo potrebbe veramente rappresentare una speranza in questo campo per il resto del mondo. Lo stesso si può affermare dell'America Latina. Sebbene vi siano eccezioni come Cuba, dove la libertà religiosa è compromessa, nella maggior parte di quel continente per i gruppi religiosi è perfettamente possibile una pacifica convivenza.